Queste sono le Saucony Guide 17, una scarpa adatta al podista amatore che avesse qualche problema di iperpronazione, ma soprattutto a chi cercasse una scarpa comoda e al tempo stesso davvero molto stabile. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 275 grammi, versione maschile, drop 6, 35 mm nel tallone, 29 mm nell'avampiede, una scarpa molto stabile, garantita dal fatto che utilizza una mescola tradizionale in Power Run, che però è mediata da una soletta in Power Run Plus. E queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi ha dato questa scarpa. Uno degli aspetti significativi di questa Guide 17, che è cambiata significativamente rispetto al modello precedente, e in effetti lo spazio nell'avampiede è aumentato. Ora stiamo parlando di 121 mm, 104 nella base. Questa cosa offre una stabilità superiore. Comunque vi lascio in descrizione il link della versione precedente. Full disclosure, ho ricevuto questa scarpa da Saucony per effettuare la recensione, che ho già fatto a livello breve su Instagram e su TikTok, ma comunque ci ho corso oltre 200 km. Lascio la parola a Davide, che ci spiega quali sono le caratteristiche di questa scarpa e a chi è adatta. A livello di numero, di queste Saucony le ho trovate leggermente larghe a livello di pianta dalla parte davanti soprattutto, però secondo me mezzo numero in meno lo consiglio. Poi anche lì vi consiglierei prima di provarle, prima di acquistare, però secondo me, perlomeno per la mia conformità del piede, era un pochino larghina, quindi mezzo numero in meno sarebbe stato il top. Tomaia comunque è molto traspirante, abbastanza classica in casa Saucony, con la linguetta bella paffuta, soprattutto nella zona, diciamo, più adiacente alla caviglia, e anche comunque tutto il logo Saucony qua ben grande e areato intorno, che comunque fa, soprattutto in questo periodo estivo, areggiare un po' di più il piede. L'ho trovato un po' più imbottito tutta la zona dietro del tallone, che magari potrebbe causare un po' di vesciche in questo periodo, dal fatto che magari suda di più il piede nella zona del tallone, però poi magari lì sta al vostro piede in base al clima. I lacci non mi hanno fatto impazzire, però comunque, essendo piatti abbastanza fini, si riusciva a fare il nodo abbastanza bene, forse per come è fatto il mio piede, però dovevo tirarli tanto quando dovevo allacciare, quindi si stringeva un po' tutta la parte qua davanti e rimanevano un po' i lacci abbastanza lunghi, però nel complesso comunque abbastanza bene, tenevano bene il nodo e non si è slacciata neanche nei cambi di direzione. A livello di caratteristiche ci sono tre aspetti da sottolineare. In primo luogo che l'intersuola è in Power Run, che è davvero resistente, al tempo stesso molto stabile, però è mediata da altre due gomme. In primo luogo, se appoggiate soprattutto di tallone, avrete una gomma più dura, che di fatto vi fa sentire la scarpa leggermente più dura. D'altro canto, però, utilizza una soletta in Power Run Plus che, in effetti, se correte di avampiede e appoggiate nella parte mediale, potreste effettivamente avere una sensazione un po' più morbida, soprattutto se correte velocemente. L'intersuola l'ho trovata molto dura, che nel complesso ci sta, essendo una scarpa antipronazione deve sostenere un po' di più l'arco plantare. Non l'ho trovata molto reattiva e non mi è piaciuta tantissimo, però per il resto comunque il suo lavoro da scarpa antiprono lo fa assolutamente. C'è comunque una grande quantità di mescola interna che sostiene molto l'arco del piede e la pronata. Il drop 6 non si sente tantissimo, però comunque ti spinge leggermente in avanti, ti senti un attimo proiettato in avanti e comunque ti fa ben lavorare con tutto il piede, anche perché la pianta è molto larga davanti, quindi senti molto bene il contatto con il suolo. A livello di stabilità, quello è sicuramente il punto forte di questa scarpa. L'ho trovata molto stabile, soprattutto nei cambi di direzione. Il piede ovviamente non cedeva assolutamente, perché tra la grande quantità di mescola e il fatto che è veramente duretta, ha fatto il suo sporco lavoro, quindi sicuramente per chi ha una corsa molto accentuata, molto pronante, diciamo che è la scarpa perfetta. Tra l'altro sarebbe meraviglioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. A livello di battistrada ho provato a correre anche un defaticamento sul prato dopo le ripetute, sull'erba un po' bagnata, e comunque diciamo che ha fatto il suo sporco lavoro.
anche nel bosco e su asfalto teneva abbastanza, se non grippa secondo me tantissimo. La gomma arancione diciamo che dà un attimo di stabilità in più rispetto all'intersuola in vista nella parte mediale dell'avampiede e quindi conferisce un po' più di stabilità e di tenuta sull'asfalto, però nel complesso la scarpa non è che sul bagnato non ha tenuto moltissimo rispetto che sull'asciutto. A livello di design ci sono tre considerazioni che mi sento di fare. In primo luogo, per la prima volta Saucony utilizza per questa tipologia di scarpa un design a barchetta che comunque, pur avendo un drop basso di 6 mm in realtà, è molto protettivo. Ho amato il fatto che la scarpa sia comunque flessibile ma non così flessibile, e d'altro canto la rigidità torsionale è buona ma non ottima, cosa che non è necessaria visto che comunque è stata aggiunta, come ho già detto, una base molto molto ampia. Questa scarpa sicuramente la raccomando innanzitutto a chi ha dei gravi problemi di pronazione, anche se comunque alternerei questa scarpa a degli esercizi per andare a tamponare la fase di pronazione, e la consiglio anche a chi magari pesa abbastanza, quindi starei sopra gli 85 kg, anche perché l'intersuola è veramente veramente dura, quindi per chi pesa molto sicuramente è un'ottima scarpa. Non la consiglio a chi ci vuole fare delle corse andanti o comunque dei lenti svelti, perché comunque l'intersuola non è molto reattiva, non ti dà quella spinta in più che si cerca. Lì opterei su altre scarpe, anche in casa Saucony, che sono comunque il giusto compromesso tra reattività e sostegno del piede. A livello di ritmi starei sui lenti, non di più, e a livello proprio di passo mi aggirerei dai 4,40-4,45 in su, non la porterei a ritmi più veloci, però appunto per degli amatori che hanno gravi problemi di pronazione super consigliata. A livello di distanze secondo me è anche un'ottima scarpa per fare dei lunghi, ovvio non super sostenuti, però dei lunghi lì si possono fare tranquillamente, e anche perché conferisce un'ottima stabilità che magari dopo un'oretta di corsa il piede magari cede ancora di più di quello che già cede normalmente, quindi è sicuramente un'ottima scarpa per anche dei lunghi o comunque dei lunghi magari progressivi, però dove nella parte finale non si deve spingere più di tanto. La scarpa comunque in sé è abbastanza flessibile, ovvio non è super flessibile come delle minimaliste, però comunque fa il suo sporco lavoro, oltre che a sostenere il piede te lo fa muovere un po', ti fa lavorare un po' il piede, anche perché nell'intersuola ci sono degli intagli appunto dove si piega la parte delle dita, quindi comunque aiuta la piegatura di tutta la parte delle dita davanti. A livello di durata sì, sicuramente con l'intersuola così e comunque con una buona parte di battistrada, anche se c'è tanta mescola in vista, lì bisogna vedere oltre i 500 km come si comporta, però secondo me 700, 750, anche 800 km li possono fare tranquillamente. Anche nella parte davanti sì, si è consumata un po' leggermente dove si appoggia di avampiede, però per il resto anche nella parte dietro, nonostante c'è una zona del tallone molto larga, il battistrada ha ben tenuto. Ai punti di attenzione, come già detto prima, è sicuramente il grande sostegno che c'è all'interno, nella zona interna della scarpa, e tutto il sostegno dell'arco plantare, perché veramente molto, cioè una grande quantità di mescola ed fa il suo lavoro, ecco, diciamo così. E poi un altro punto fondamentale è la buona traspirabilità che c'ha davanti nella parte della tomaia, che soprattutto in questi periodi qua, che adesso comincia a fare caldo, finalmente è arrivata l'estate, sicuramente possono dare una mano. In conclusione, le Saucony Guide 17 sono cambiate radicalmente rispetto al modello precedente. Qualcuno ha detto che assomigliano alle Oca, invece secondo me hanno una value proposition importante, soprattutto grazie al fatto che la base è molto più allargata rispetto ai modelli precedenti, ma anche a quelle dei competitors. Da tenere in considerazione il fatto che utilizza una mescola tradizionale, quindi questa scarpa è adatta a chi pesasse qualche chilo in più. Voi nel frattempo sei strong, keep running, ci vediamo alla prossima, la suggerisco e soprattutto me la porterò in vacanza se non avrò altre scarpe da utilizzare. Ciao alla prossima.